Abbiamo predisposto un documento di 46 pagine a fumetti, un documento InDesign, in cui in ciascuna pagina, in corrispondenza delle nuvolette, dei balloon, è stato collocato un box di testo. In questo box di testo l'applicativo inserirà il testo corrispondente, predisposto in un file ODT, il formato gestito da OpenOffice, pagina per pagina e balloon per balloon. Diamo in input il file all'applicativo che lo analizza, ne verifica la conformità e la coerenza nel formato e, fatto questo, preleva il testo copiandolo pagina per pagina e balloon per balloon, collocando il testo letterato a questo punto su un nuovo livello che è comparso tra i livelli esistenti con un identificativo, con un nome che corrisponde alla lingua nella quale stiamo letterando, comunicata all'applicativo attraverso il nome del file. Intanto vediamo proseguire l'operazione, l'evidenziazione dei box di testo sul nuovo livello e il successivo inserimento, del testo letterato e centrato all'interno dei box. La fase di lettering è terminata, il testo è stato inserito, le pagine che prima erano vuote ovviamente riportano il testo nei singoli balloon, come possiamo vedere, centrato, un'opzione che è possibile configurare in modo che il testo sia, per esempio, invece giustificato a bandiera o collocato in altro modo all'interno dei box di testo. Questo è in italiano, è possibile letterare in lingue a piacere, anche contemporaneamente una possibilità particolarmente utile per le coedizioni di un fumetto in più paesi. Vediamo come è possibile farlo selezionando semplicemente in input al posto di un singolo file, grazie al tasto mela, più file, ciascuno per ciascuna lingua, per esempio in francese e in tedesco. L'applicativo aprirà contemporaneamente i file, li analizzerà e per ciascuno, nell'ordine, creerà un nuovo livello. Vediamo l'operazione in corso per il livello francese, collocando su ciascun livello il testo e passando poi al livello successivo. Il livello francese è in via di completamento. L'operazione richiede per un documento di queste dimensioni tra i 30 e i 40 secondi per ciascuna lingua. I box sono stati selezionati, il testo francese ora si sovrapporrà a quello italiano perché abbiamo mantenuto il livello italiano visibile, e lo stesso sarà per il lettering tedesco, di cui è stato appena creato il livello, alla fine dell'operazione. I vari passaggi sono segnalati alternativamente dal cambiamento del cursore che varia tra la forma ad arcobaleno e il classico orologio, tipico dell'ambiente Apple. Intanto una ulteriore evidenziazione dei box di testo ha evidenziato che per questa pagina è stato inserito il testo in tedesco ed ecco i vari testi, in questo momento tutti sovrapposti in visualizzazione. Eliminiamo italiano e francese per visualizzare solo quello tedesco e alternativamente gli altri. Questo è quello francese e questo è quello italiano.